Siamo con Enzo Stilla, titolare del ristorante Caffè Commercio, al primissimo giorno di riapertura fase 2. Come sta andando? E come sta andando? La cosa, diciamo, noi volevamo in un primo momento aprire ieri, poi abbiamo rimandato a oggi per ottimizzare al meglio quelle che sono le sicurezze, perché la priorità assoluta è la sicurezza. Abbiamo deciso di distanziare, amplificando la distanza tra gli ospiti, in modo tale che si pensa a riaprire bene, per poi ottenere e valutando successivamente l'aumentare dei posti. Oggi l'obiettivo deve essere aprire, dare un piccolo servizio, non bisogna pensare al cassetto. Questa è una cosa che, se avremo la fortuna, lo vedremo dopo, ci ragioneremo dopo e ci inventiamo come poter fare. Oggi è salvaguardare la salute degli ospiti, dei collaboratori è fondamentale. Abbiamo attrezzato il locale con gel, mascherine, tutte le protezioni possibili, guanti, eccetera, e quello deve essere l'obiettivo. Poi vediamo, bisogna avere paura di questo virus, perché l'abbiamo sottovalutato, io in primis, nonostante abbiamo preso delle precauzioni prima che venissero dettate dalle istituzioni. Abbiamo chiuso una settimana prima, proprio perché, non conoscendo il problema, bisogna sempre aver paura. Se si fa i fenomeni, poi se ne hanno le conseguenze negative.